14 febbraio 2003. Muore a poco più di 6 anni la pecora Dolly. Nata per mano dell'uomo al centro di ricerche Roslin di Edimburgo, il suo biotecnologo creatore ne decreta l'eutanasia. Dalla ghiandola mammaria di una pecora fin d'orso era stata prelevata una cellula il cui nucleo era stato trasferito nell'ovulo di una pecora di razza differente, Scottish Blackface, opportunamente privato del nucleo. Per arrivare a Dolly erano stati necessari 277 tentativi, con cellule somatiche in altrettanti ovociti, ottenendo embrioni in soli 29 casi, trasferiti nell'utero di 13 pecore con un solo successo, Dolly. Gli esperimenti e il risultato senza precedenti vennero descritti su Nature dal gruppo di ricerca guidato dallo scienziato Ian Wilmut. L'articolo fece il giro del mondo. Per la prima volta si dimostrava che lo sviluppo di una cellula non è irreversibile. Una cellula ormai adulta e specializzata può regredire fino a tornare bambina, ossia indifferenziata. Immediata da parte di molti paesi, tra i quali l'Italia, la decisione di una moratoria di questi esperimenti. Il timore della possibile clonazione umana si diffonde in un batter d'occhio. Dolly, intanto, non trascorreva una vita da pecora. Chiusa nei capannoni del Roslin, accudita, controllata da eccezionali misure di sicurezza, non provò mai l'esperienza di andare al pascolo. Dopo 3 anni cominciò a soffrire di invecchiamento precoce. Evidentemente il suo orologio biologico aveva il ritmo della cellula originaria.